era giusto che il nostro progetto venisse illustrato anche qui, venisse illustrato a Trieste. La destra, la sinistra sono tutte terminologie del passato, e oggi il problema in Italia non è fare un centro, fare un centrino, fare un terzo polo, fare un centrodestra, fare un centrosinistra. Il problema in Italia oggi è quello di essere persone serie. Secondo me, con gli spot, con la demagogia, con le boutade, si va poco distante. Serve che ci confrontiamo sulle cose concrete e ci confrontiamo con grande realismo. Io devo partire dall'economia, perché noi siamo nel mezzo di una grandissima crisi che non è colpa né di questo governo né di quello precedente, ma che oggi influenza fortemente i nostri comportamenti. La crisi c'è, amici, ma la crisi sta toccando una fascia di persone, non altro. Oggi la crisi la paga qualcuno, cioè la paga quella parte del ceto medio che sta scivolando nell'area della povertà. La crisi è pagata da quegli artigiani che hanno gli studi di settore, che li massacrano, perché parliamoci chiaramente, nel 2007 la Lega voleva fare gli scioperi fiscali contro gli studi di settore, oggi è andata al governo, gli studi di settore stanno lì. Ma vi sembra possibile che la liberalizzazione dei servizi pubblici locali siano bloccate, come l'abolizione delle province di cui nessuno parla più? Perché? Perché la Lega blocca l'abolizione delle province, blocca la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Piccola impresa, i suoi lavoratori non hanno il beneficio della cassa integrazione, e non solo. La piccola impresa paga anche alle banche, e oggi è strozzata in gran parte dalle banche. Franceschini dice: assegno di disoccupazione. Io credo che serva una politica nuova. Io credo che serva una politica che non dice al governo, solo perché stai all'opposizione, devi fare questo, e non indica come, perché questa non è una politica che oggi serva più al paese. Noi siamo un'opposizione repubblicana. Noi siamo un'opposizione seria, che quando dice sì al governo lo dice consapevolmente, quando dice no al governo lo dice con altrettanta consapevolezza. E allora noi diciamo al governo: trova i soldi per famiglie, piccole imprese, ammortizzatori sociali, e gli indichiamo una strada. La opposizione fa delle proposte che è così da Alice nel Paese delle Meraviglie, e il governo ha paura di affrontare questi nodi. Basta con l'opposizione che dice solo no o che fa proposte impossibili. Basta con un governo che ha paura di affrontare la crisi. Noi dobbiamo avere il coraggio di uscire da queste parti prestabilite.